Smotas! Vabbè, dai, non mi sto neanche a contrarre più di tanto. Via! Allora, di cosa parliamo oggi? Forma e sostanza, cosa significa? Allora, cerchiamo di velocemente chiarire due cose. Una, la prima, non è un video per i personaggi che ragionano e parlano alla bimbo minchia, cioè così. Ah, tranquilla, zia, che ti spacca il cuore, cioè che se vuoi, Detto ciò, ci ho detto, secondo punto, va presa come una disquisizione, diciamo un po' filosofica, teorica sull'argomento, tenendo presente che alcuni punti magari possono essere applicabili da un punto di vista pragmatico, ma va tutto un po', se vogliamo, interpretato. Ora, veniamo a noi. Forma e sostanza. Cito Marco PT, adesso in questo caso, non perché e voglio entrare in polemica, tutt'altro, proprio per far constatare due differenze di pensiero, perché legate a due metodiche di allenamento con finalità differenti, anche se poi una si interseca nell'altra in qualche modo, no, si compensano e si autoalimentano, ma di fatto sono due differenze, due, come posso dire, ragionamenti differenti. You know? Quindi, Marco PT sostiene che per fare forza e di conseguenza il fisico bisogna lavorare in un certo modo. Sbagliato? No, per la finalità che deve raggiungere lui, principale, fattore principale determinante, cioè la forza, è un ragionamento corretto. Da un punto di vista scientifico, teorico, pragmatico, cioè pratico, ci sta. Ok? Ci siamo? Ora, per il discorso del bodybuilding è un po' differente. La finalità del bodybuilding qual è? Di alzare più peso? In realtà no. La finalità del bodybuilding è avere un fisico di un certo tipo, di un certo livello, di una certa, tra virgolette, perfezione. Che poi ci si debba arrivare comunque per le stesse o alcune strade con le quali si consegue la forza, va bene, ma non è l'obiettivo primario. Quindi, cosa succede? Nella forza curiamo molto, ovviamente, la forza. Poi Marco PT ha sviluppato un ottimo fisico, ma sicuramente, lui stesso dice che di bodybuilding non è, come posso dire, ferratissimo, non ha fatto allenamenti per conseguire le forme muscolari, perché non gliene frega niente. E va bene. Per il bodybuilding, porto l'esempio mio di Marco PT per portare proprio le differenze basi nel ragionamento, perché un follower mi ha scritto: ma perché non fai un dissing con Marco PT? E gli ho detto no, poi mi ha portato tutte delle ragioni e gli ho spiegato perché non la penso come lui. Da lì traggo spunto per fare codesto video. Ci capiamo? Questo è il ragionamento di base per cui ho avuto l'ispirazione di fare questo video. Poi si sviluppano tutte le tematiche teorico-pratiche annesse e connesse. Ora, capito queste due grandi differenze, andiamo a vedere nel bodybuilding cosa significa forma e sostanza. Ora vi porterò un esercizio legato alla forma, tanto per farvi capire cosa intendo pragmaticamente, ok? Andiamo a vedere un attimino quello che intendo per forma. Adesso vediamo un esercizio di forma e non di sostanza, quello di cui parlavamo un pochettino prima, ok? Gomiti puntati e su, ok? Questo è il classico esercizio di forma. Qua non andiamo certo a sviluppare la forza, certo non l'ipertrofia miofibrillare, ma lavoriamo un po' con la sarcoplasmatica e, come dicevo poc'anzi, con la forma, un po' di vascolarizzazione e proprio costruire il bicipite da un punto di vista delle forme muscolari.
classico esempio di esercizio di forma e non di sostanza. Ci siamo, Cri? Perfetto. Questo è un esempio della forma e la sostanza. Sulla sostanza c'è poco da dire, perché si lavora principalmente per la forza, per quella ipertrofia miofibrillare, che poi va sempre a braccetto con la sarcoplasmatica. Non sono due ipertrofie che si possono separare nettamente, sempre, comunque, dovunque. No, vanno un po' insieme. Poi può prevalere l'una o l'altra, dipende dalle finalità e dai protocolli allenanti e dietetici che si applicano addietro o insieme, che dir si voglia, che voglia si dir, olè, no? Quindi, video molto semplice per farvi capire la differenza tra forma e sostanza. Nel bodybuilding non ci basta avere la forza, perché la finalità primaria non è quella, ok? Nel alzati di potenza o nella pesistica in generis, sì, perché la finalità è quella. Quindi, come sempre, in questi casi non c'è un giusto o sbagliato. C'è un giusto applicato a una finalità e un altro giusto applicato a un'altra. Come uno sbagliato ma applicato a quella detta finalità e un altro sbagliato sempre a quell'altra detta finalità. Sono riuscito a spiegarmi? Spero di sì. E ora andiamo a gustarci il nostro Cri, come prosegue nei suoi progressi. È da poco che ha ripreso a allenarsi dopo le 2 settimane di stop di vacanza. Vediamo dopo una massiccia integrazione, la quale sta eseguendo, e allenamenti mirati e ovviamente alimentazione. Diciamo che non è ancora perfetta, comunque che si sta dirigendo verso la china della perfection, diciamo così. You know? Spero che sia utile, è un video di principio che spiega il principio. Come ho detto prima, non è adatto a tutti, i bimbi minchia si possono astenersi dal vederlo. You know? Buon di morta! Christian, hai 160 kg, 40, 60, 70, 75, 150 e 10. 160, vediamo come va, se va bene, se non va, senza essere veloce, concentrato, controlla la schiena sulle spalle, quando ti sei pronto vai, prendi l'aria, chiudi, oh, bene. Bene, giù, basta, basta, basta. Bravo Cristian, 160 kg 2 volte, ottimo lavoro. Vediamo la qualità delle spalle di Cristian, vai. Vai, vai, spingi, spingi. Spingi. Buona. Girati. Apri bene.